Buongiorno ladies, buona domenica. Io qui sto facendo un esperimento. Sto facendo i miei primi waffle. Vedete il fumo che esce? L'unica cosa è che secondo me ho messo poco impasto dentro. Vi faccio vedere. Perché stanno venendo, vedete, ma non quadrati perfetti. Quindi ora rifaccio l'impasto perché l'ho fatto soltanto per 4 dosi e ne facciamo di più. Se mi riescono, dopo vi do la ricetta. C'è un profumo buonissimo, vedete il fumo? Basta che non vanno a fuoco, ma non penso. Buoni buoni. Oh, sotto sono venuti meglio. Ragazzi, ecco qua il mio primo esperimento. Vedete, la forma non è quadrata perché ho messo troppo poco liquido, ma sotto sono venuti più cotti. Ora li assaggiamo, vediamo come sono. Gnam gnam. Allora, il secondo impasto è pronto. Eccolo qua, e andiamo ad aprire per vedere come è venuto il nostro waffle. Tada! Questo è venuto meglio, vedete? Lì avete visto, ho versato tutto quello che avevo. E bene, questo è venuto quadrato almeno rispetto agli altri due. Ragazze, la pratica rende perfetti. Piano piano, è la prima volta che li faccio, quindi guardate qua. Spettacolo. Allora, ragazze, vado a versare, abbiamo deciso di farne un altro perché vengono molto molto grandi. Quindi io faccio così, ora ne ho preso troppo poco, ne devo mettere di più, perché poi l'altro impasto Megan sta ancora dormendo, aspettiamo lei che si sveglia e glielo faccio a lei. Comunque sì, va messo abbastanza impasto perché sennò viene sottile e non viene grande soprattutto. Un altro pochino pochino, anzi no, facciamo così, guarda, uso questo, faccio così, in parte sta scendendo poco comunque. Non niente. Che dici? Tanto già ne abbiamo fatti tre, no? Certo. Basterà? Facciamo un altro pochino. È sempre più fluido. L'ho fatto, non mi piace troppo fluido. E voilà. Lasciamolo qua, a dopo. Ladies, adesso andiamo all'assaggio. Eccoli qua. Ci sei, Gabri? Questo grande grande ce lo dividiamo, enorme. Dammi la forchetta. Prendiamone uno, eccolo qua, lo dividiamo e lo assaggiamo. Ok, let's taste it. Assaggiamo, ovviamente io andrò di Nutella, ragazze, che ve lo dico a fare. Amore, guarda un po' che giochino, giragli un po' il giochino. Com'è, Gabri? Te già stai mangiando quella marmellata? Buono. Sì? Vediamo. Solo che ci va poca Nutella sopra, non ci devo mettere di più, se no non mi piace. Ecco, doppio strato di Nutella, si può ragionare. Praticamente il mio waffle non si vede più. Nutella invece è delicato, Pensavo fosse più guardate. dolce. Non è dolce. Ah, perché ci ho messo Dammi poco zucchero, dovevo mettere 2 cucchiai e mezzo di zucchero, ce ne ho messo uno e mezzo. dopo. Ah, aperto. Sì? Secondo te ce ne devo mettere di più? No, ma aspettavo così, più dolce, però va bene. Boh, fa male lo zucchero. Disse quella che ha messo 3 strati di Nutella sul. Vabbè, adesso io assaggio. Anche Questo lo perché. mangiano negli Stati Uniti. Sì. Bene. È buonissimo. È buono proprio. Buono. Ragazzi, 4 ore dopo si è svegliata Megan. Ho fatto a lei un waffle. È venuto praticamente perfetto. Piano piano li facciamo benissimo. Megan stava notando una cosa. Cosa stavi notando, Megan? Aiutami a girare. Che ha Si è fatto tutta la sfumato, scala, è troppo guardate. bella. L'hai Sì. preso giusto in tempo perché sennò si bruciava tutto così. Bello Ah, perché di là ce n'era di più, di qua ce n'era di meno. Cioè, di qua ce n'era di più, di là comunque, ce n'era. guarda. Bello, Insomma, come ho finto? bellissimo, bello fisico. Bello comunque. È bello morbido, È bello, mamma. eh? Buono, buono. Gnam gnam, buon appetito.
Ladies, oggi voglio presentarvi Dal Filo, una startup digitale nata nel 2020 che ha rivoluzionato il mondo della biancheria letto in Italia. Facciamo l'unboxing insieme, già la presentazione è super elegante e fine. E se non avete avuto ancora modo di provare uno dei loro completi, questo è il momento giusto. Ma adesso ne parliamo insieme. Sotto, ovviamente, sentite Leone che è qui con me. In particolare, oggi ci tengo a mostrarvi il completo copripiumino in percale nella colorazione grigio perla. Una tinta semplice e elegante da abbinare che ricrea un ambiente rilassante e pacato. Vado immediatamente a lavare le mie lenzuola, il mio completo, e prendersi cura di questo completo è molto semplice, basta lavarle a 40 gradi con la centrifuga non superiore, ragazze, mi raccomando, ad 800 giri. Adesso però andiamo velocemente a finalmente cambiare il mio letto e a far entrare l'inverno e il freddo, ma soprattutto la qualità di Dal Filo, nella nostra camera da letto. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them re- Il percale è un tessuto particolarmente apprezzato per le sue proprietà traspiranti e termoregolatrici. È in grado di adattarsi alla propria temperatura corporea e rendere il sonno ancor più incantevole. Ed ecco qua, ladies, il mio letto è pronto. Devo dire che questo grigio perla mi piace tantissimo anche come sta con la testiera del letto. Credo che dia un tocco fresco ed elegante. Ma adesso ho una sorpresa per voi. Guardate i dettagli, veramente incredibili. Ladies, rieccomi. Finalmente il mio letto è pronto per accogliere questi grandissimi freddi che stanno arrivando, perché volevo proprio iniziare la stagione fredda con la qualità Made in Italy, in questo caso di Dal Filo. Se anche voi volete provare e toccare con mano, perché mi rendo conto che è importante farlo, la qualità Made in Italy di Dal Filo, io ho per voi una sorpresa. Ho un codice sconto che vi lascerò qui sotto per poter approfittare appunto di un ulteriore sconto su quelli già presenti in questo periodo sul sito, e quindi potrete scegliere il vostro completo preferito adatto a tutte le vostre esigenze. Quindi potete scegliere anche la misura di cui avete bisogno, se è un lettino singolo, se è un letto più grande, un letto più piccolo, insomma, quindi potrete assolutamente scegliere il vostro completo Dal Filo preferito. Il codice sconto da inserire è Filomena Dal Filo, che appunto vi darà diritto ad uno sconto sui vostri acquisti. Io sto utilizzando questi prodotti già da un po' di tempo, sapete che mi piace prima testarli, e di conseguenza non posso fare altro che consigliarveli, perché la qualità del prodotto si vede e si sente soprattutto nelle vostre notti. Vi lascio il link di Dal Filo qua sotto in info box. Ladies, ho fatto un piccolo ordine su Veralab per me e per Megan, ora vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, la prima cosa che ho preso è questo, in questa confezione che non avevo mai preso, perché praticamente è un kit, spumone più luce liquida, e so che So Pure si chiama, lo volevo far vedere a Megan, magari prima di aprirlo, apriamolo piano piano, perché questo qui l'ho preso per Megan in quanto, vabbè, lo spumone lo uso anch'io, la luce liquida, ecco qua, l'ho rotto già, è ottima. Ma è travel size, ma è minuscolo, ma che ho comprato, no ragazzi, sì, ho capito, la luce liquida così piccola, ok, ma lo spumone così piccolo no, perché io non lo posso usare, lo faccio usare solo a lei praticamente, cioè è minuscolo, è più piccolo della mia mano, e lo spumone è ottimo come detergente viso, visto che lei ha qualche brufoletto, se ci mettete un po' di luce liquida sopra secca tutto ed è ottimo, insomma, applicato con costanza, e però questo è minuscolo, non pensavo fosse così piccolo, vabbè, no, perché io avevo preso la travel size un'altra volta, cioè non la travel size, scusatemi, la sì, quella più piccola, ma non era così piccola,
Vabbè, andiamo avanti. Poi ho ripreso lei, che è praticamente la Go Lift, è una crema contorno occhi. Io non ho mai usato il contorno occhi, mai, però dovrei iniziare ad utilizzarlo, e avevo presa questa che è molto leggera, si assorbe subito e soprattutto non mi dà fastidio agli occhi, perché io non sopporto niente vicino agli occhi. E poi vi dico la verità, in gravidanza non l'ho più usata, neanche adesso la stavo più usando, ma voglio ricominciare, quindi visto che è passato un po' e quella lì ce l'ho aperta da tempo, ho deciso di prenderne un'altra, perché appunto per il Black Friday ci sono gli sconti e questa mi stavo trovando bene. Poi la mia crema preferita e l'unica che utilizzo è lei, la Zero Stress. Io ho la pelle a tendenza secca, in alcuni punti è leggermente più grassa, ma per lo più è secca, e questa Zero Stress mi piace perché è molto idratante, ma si asciuga subito, è leggerissima e soprattutto ha un odore che non ha odore, cioè è talmente leggero, delicato, buono, poi dopo sparisce, vi fa sentire fresca e basta, anche perché appunto, come dicevo, non sopporto odori, profumi o altre cose, quindi ho preso questa. Mi auguro soltanto che non abbiano cambiato il come si dice, ragazze, il profumo, perché mi sembrava aver letto una cosa del genere. Cos'altro c'è? La cartolina con scritto grazie e basta. Piccolo piccolo piccolissimo ordine su Veralab, eccolo qua. E vabbè, questo qui lo do tutto a Megan, lo spumone, ma spumone durerà pochissimo perché a lei piace utilizzarlo, e dovrò prendere quello grande. Io comunque ora sto usando un altro di detergente col quale anche mi trovo molto molto bene, però mi sa che prima che finisce il Black Friday ne approfitto. Eccomi qua, ladies, visto che siamo in tema Black Friday ne approfitto subito per farvi questa comunicazione con la mia bella maglia con le ciambelle, naturalmente. Allora, trovate uno sconto del 20% su filomenamore.com, quindi sul mio sito, su tutto. Dovrete aggiungere il codice BLACK20 al carrello, scegliete la borsa che volete, il portafogli che volete, il portaocchiali, il portatessere, la collanina Boss Lady, quello che volete potete acquistare, potete anche approfittare già per fare dei regali di Natale scontati. Aggiungete BLACK20, ve lo metto qua sotto scritto, e al carrello, e avrete il 20% di sconto su tutto, nessuna categoria esclusa. Ho pensato appunto anch'io di darvi un codicino sconto per il Black Friday, perché so che vi fa piacere. E niente, approfittatene, io ne approfitterei per fare regali di Natale, perché trovate tantissimi accessori su filomenamore.com, appunto portaocchiali, portafogli grandi e piccoli, portachiavi, i Miss Amore, quelli a cuore che si aprono, le pochettine, insomma le pochette grande, media e piccola, ci sono di tutti i colori, le ho riassortite, quindi le trovate, quelle sono super femminili, bellissime, fate una bella figura, perché comunque un prodotto made in Italy, in vera pelle, di una qualità top, ad un prezzo già piccolo e scontato. Quindi venite sul sito, approfittatene, vi faccio partire tutto subito, e così con calma vi fate anche regali di Natale e non andate a farli alla fine nella ressa dei corrieri che non arrivano, eccetera. Black 20 al carrello, e così potete scegliere quello che vi pare. Ci sono anche ancora gli zaini, ci sono le Lady Capri, anche quello è un bellissimo regalo da fare. Cos'altro c'è? Ci sono gli zaini anche da uomo, è rimasto ancora qualche zaino, ci sono tante tante cosine. Navigate nel sito e scegliete il vostro prodotto preferito, i vostri regali preferiti, e poi aggiungete Black Bean. Ora vi faccio vedere le mie lucche. Ora ve le faccio vedere. Pronte? Allora, eccoci qua. Jeans, buste della spesa, Lady Roma sempre con me, comodissima ragazze. Poi ho questo bomber qui in ecopelle rosa, e sotto una felpa di Filomena Amore con i brillantini. Ladies, eccolo qui la mia super mega spesa, c'è il leone che dorme, quindi parlo sottovoce. Veniva 110 euro, in realtà ho pagato solo 88 euro, dopo vi racconto perché. 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.
Buonasera ladies, iniziamo questo video con dolcezza perché è pomeriggio e ho voglia di fare un po' di merenda e abbiamo comprato questi pan di stella a forma di stella che sono carinissimi. Megan, hai capito perché sono a forma di stella? Perché sono dedicati, diciamo, al dedicati, non so se sono dedicati, forse sono in collaborazione con Disney per il film Wish. Wish è il desiderio, Megan. E quindi per questo, sì, il nuovo film della Disney, eccolo qua. Sì, e quindi sono a forma di stella. Ora le andiamo ad aprire. Ladies, vi volevo anche ricordare che è ancora attivo lo sconto del Black Friday su Amazon per acquistare il Roborock S8. Nell'ultimo vlog vi ho fatto praticamente la review completa, il test, vi ho fatto vedere come aspira alla perfezione, come mappa tutta la casa e soprattutto come lava a terra da solo, non bagna i tappeti, veramente ha tantissime funzioni. Vi lascio anche del Roborock S8 il link in info box. Ladies, eccomi qua, allora andiamo ad aprire i biscotti perché c'ho una fame incredibile. Io utilizzo le forbici ovviamente rosa, che ve lo dico a fare, e andiamo a vedere perché non li ho mai mangiati con di stelle di qualche forma diversa. Forse una volta può darsi che li fecero con la forma delle decorazioni di Natale, può essere, non lo so, vediamo. Ma sono piccoli, sono piccoline, guardate come sono piccole, sono più piccole di quelle del cerchio grande, ma sono troppo belle. Guardate qua ragazzi, aspettate. Guardate quante stelline belle. Assaggiamo. Voi direte, Filo, che assaggio, il sapore è lo stesso. No, perché vi dico, Ringo, non so se lo sapete, ha cambiato il biscotto. Non è più quello classico con la R, ma l'ha fatto proprio diverso, non di questa consistenza qui, ma li ha fatti diversi. E a me sinceramente piace meno rispetto a quello di prima, quindi volevo vedere se anche questo, magari avendo cambiato la forma, fosse cambiato anche la consistenza. Invece no, fa buonissimo. Megan, mi prendi il cellulare, sta di là sul termosifone. Sta qua il cellulare. Ah, è lì. È una stellina per assaggiarla. Mega, vai da leone però. Mega, sto giocando con il leone. Bella! Adesso è bella. Mega, vai da leone. Buono? Vai, vai. Ci sta aspettando. E qua dice 3 pan di stella, un bicchiere di latte, 125 ml e 20 grammi di mandorle. Apportano circa 1282 kcal, pari al 15% dell'assunzione di riferimento di un adulto medio di 2000 calorie. Vabbè ragazze, io al latto, quindi è tutto un altro discorso. Non si può stare a fare il discorso delle calorie, assolutamente. Detto questo, vi volevo raccontare cosa è successo questo fine settimana, anche perché avrei voluto portarvi con me, ma non è stato possibile, in quanto eravamo di corsa. Però ci siamo divertiti un sacco, infatti avrei dovuto riprendere. A volte dico, sono una youtuber atipica, perché tutti trovano qualsiasi, ovviamente come content creator, qualsiasi motivo per riprendere. Io invece quando dovrei riprendere a volte non lo faccio neanche. E sapete che è successo? Non so se lo notate, ma i miei occhiali non sono più loro, nel senso che sono rotti, ma non così. Era tutta aperta la stecca e si era praticamente staccata questa parte nera, si era allargata completamente. Voi direte, Filo, come è successo? È successo che in una delle mie tante nottate che faccio, mi ero alzata per mettere, mi sa, la spina del generatore, quello di suoni di cui vi ho parlato in un video. E praticamente che è successo? Vabbè, io bevo l'acqua così non vado a prendere il succo di là. È successo che un letto immenso, va bene? Un letto veramente immenso, un letto veramente immenso, dove vado io a mettere il ginocchio, ragazze, sugli occhiali. Praticamente li ho schiacciati, si sono aperti, era pure notte, ho detto, oh no, ma come faccio? Però Leone si era appena addormentato, ho detto, non posso mettermi a pensare agli occhiali, ora devo dormire almeno un pochino, ci penserò domani. Però cosa è successo? E questo magari può servire anche a qualcuna di voi, perché magari passa il tempo. A volte non bisogna fidarsi tanto delle persone
insomma, quando è qualcosa che riguarda voi. Praticamente cosa è successo, ragazze? È successo che si sono rotti questi occhiali e allora ho detto andiamo dove li ho comprati per vedere se me li sistemano un po' e poi ne facciamo un altro paio. Andiamo lì e la signora mi fa: no, ma come, le ho detto no, tu li devi sistemare, perché io, cioè, c'è bisogno di una pinza specifica, altrimenti l'avrei fatto da sola, la pinza che non ce l'ho. Se me le sistemi almeno un po' la, così, la stina, almeno li posso utilizzare. E anche perché i miei occhiali costano un sacco, ragazze, perché i vetri vanno in costruzione. Scusatemi le luci, vedo che ci sono delle strisce nere, ma ci posso fare poco. E praticamente comunque alla fine sì, me li ha sistemati un po', ma non li riuscivo a indossare. Ancora adesso mi danno fastidio perché si non sono, diciamo, equilibrati bene, quindi mi danno fastidio, però l'ho dovuti indossare per forza. Comunque li ho presi e lei avrebbe dovuto dirmi in quel caso una cosa che non mi ha detto e che adesso scoprirete qual è. Comunque ce ne andiamo e vado in un altro negozio che è sempre di in questo centro commerciale, e vado a vedere, a provarmi qualche modello, perché lì da loro c'era troppa gente, non c'era nessuno che poteva assistermi eccetera, e vado da un'altra parte, e mi provo un po' di modelli, magari vi metto un po' delle foto, perché abbiamo scattato delle foto per fare un altro paio, soprattutto per farlo velocemente. Comunque le disse: non riusciamo a trovare un accordo su quali occhiali piacevano a me, quali a Gabri, quali a Megan. Dico: vabbè, facciamo così, torno domani. E la ragazza mi dice anche: guarda, domani c'è anche l'ottico, così magari ricontrolli la gradazione, tenuto conto che essendo io in allattamento gli occhiali non andrebbero fatti durante l'allattamento, perché siete comunque è possibile che la gradazione cambia ancora, no? Vabbè, dico vabbè, sì, ci vediamo domani, vengo domani anche con calma da sola e decido, così ci penso, mi sono fatta le foto, le riguardo eccetera. Che succede? Succede che il giorno dopo io dovevo andare e dico: adesso prendo il mio fascicolo, diciamo la cartellina con le cose dove c'è anche la visita, tutta la gradazione, perché il giorno prima non l'avevo preso perché andavamo di fretta, insomma l'avevo lasciata lì. Ragazzi, sta di fatto che io vado ad aprire questa cartellina e vado, mi cade l'occhio su quanto avevo pagato, tanto, perché come vi dicevo vanno in costruzione le mie lenti. E ho omesso una cosa, torniamo indietro. Quando io le ho portate dal primo dove le avevo acquistate, gli ho detto se me le sistemava, avevo anche portato i miei occhiali vecchi, quelli rosa, ve li ricordate? Chi mi segue da un po' sa che avevo degli occhiali rosa chiari, quasi trasparenti. E Gabri mi aveva detto: non stare a farti un altro, un'altra montatura, questi sono anche belli, stavano bene, cambia solo i vetri. Lei ha visto che non li avevo presi lì quelli e mi ha detto: ah no, questi no, non si possono fare. Anche lì voglio dire, che ci vuole, cambi i vetri, voglio dire, vabbè, ma tanto con le offerte che ci sono alla fine la montatura ti verrà quasi gratis, ma anche per niente, perché comunque loro vendono montature firmate e costano. Vabbè, niente, non è una cosa importante, tanto li avrei comunque fatti, no? Torniamo al giorno dopo, prendo questa cartellina, tiro fuori la fattura e vado a vedere che c'è una voce dove c'è scritto assicurazione, 50 euro. Cioè, ragazze, io avevo pagato l'assicurazione per i danni agli occhiali, per rifarli, anche se non fossero stati danneggiati, ma perché mi andavo, perché magari si erano rovinati un po', potevo avere o solo la montatura o la montatura con tutti gli occhiali gratis, tra virgolette, cioè sotto assicurazione. E ora mo dico io: perché tu quando sono venuta lì non me l'hai detto? Perché non mi hai detto: scusi, per caso l'assicurazione? Perché quando li ho fatti avete spinto per farmi fare l'assicurazione, quando però mi serve l'assicurazione nessuno me lo dice, ma per caso l'assicurazione? Grazie a questa assicurazione di 50 euro io ho risparmiato, ma non mi ricordo quanto venivano gli occhiali, intorno ai 500 euro mi sembra, o qualcosa in più. Quindi se io mi fossi semplicemente fidata, poi ci sarei rimasta molto male, perché avrei ritrovato la fattura, avrei ritrovato tutto. Ragazzi, scusate, avevo staccato un attimo. Comunque questo per dirvi che alla fine, poi che è successo? Che sono andata lì con la mia bella assicurazione, ho detto: ciao, sono tornata. E lei pensava volessi fare gli occhiali nuovi. Ho detto: guarda, io ho l'assicurazione, quindi possiamo fare verifica. Credo che io possa fare sia la montatura che le lenti. E lei, ragazze, sembrava che mi stesse facendo un favore, che quasi io stessi rubando non so che. Guardate che è tornato, guardate che è tornato col bidone della monnezza. Gabrielino, vieni a salutare, say hi. Vabbè,
Okay. Gabrielino. Vedi, parlo in cinese. Come in cinese, Gabriele? Ah, è inglese. Avevo detto così. E una saluta posto sul bidone. Quando Gabriele entra col bidone, io il terrore che lo faccia sbattere sulle sedie da qualche parte. Una cosa che proprio non mi piace. Saluto. Saluto Antonio. Ciao. Polver, come si dice? Polver. Ladies. Ciao, si chiamano ladies le mie ragazze. E niente, stavo raccontando il fatto degli occhiali, del bidone che ci voleva fare la commessa. Mamma mia. Quando dobbiamo pagare l'assicurazione? Volete fare l'assicurazione? Quando l'assicurazione la riscuote non dici niente. Tutti zitti. E niente ragazze, quindi alla fine sembrava che mi stesse facendo un piacere. Gli ho detto quanto tempo ci vuole per fare gli occhiali. Quando li dovevo comprare? Massimo 5 giorni lavorativi. Quando gli stessi occhiali me li doveva fare con l'assicurazione, cioè nel senso che vanno, li fanno sempre allo stesso posto, ma non li sto pagando, che poi è un mio diritto, ho pagato l'assicurazione, 8 giorni, 10 giorni, ma con me. Se li pago ci vanno 5 giorni, se faccio l'assicurazione ce ne vanno 10. Ho detto guarda, ma io ho difficoltà perché questi, e no, io scrivo urgente, vediamo di fare su. Avete capito? Allora ladies, ne approfitto per farvi vedere velocemente un po' di cose che ho preso mentre lì c'è la cena. E di là invece stanno giocando sul tappeto. Allora, patate, vi faccio vedere le cose più, secondo me, più buone da consigliarvi. Poi il resto è tutta roba, insomma, che potete trovare anche voi ovunque. Patate, scalogno, pere. Queste qua ve le consiglio e ho scoperto questa settimana utilizzando la piastra che avete visto nel mio ultimo video. Se non l'avete visto andate a vedere l'ul del video prima di questo. Quella piastra è top ragazzi, l'abbiamo usata tutto il fine settimana. E con queste qui che prendo alla coppa, riscaldate, ci ho fatto con la mortadella dentro, spettacolare. Ne ho prese due, ovviamente ho preso una Nutella. Ho preso questi che sono, anziché il San Marzano DOP normale, sono i datterini, e li sto usando su una nuova scoperta che abbiamo fatto, buonissima, che ora vi faccio vedere che è in frigo. Un'altra cosa con cui mi trovo bene io alla Coop sono questi, perché sono delle mini porzioni, vengono bene per fare anche giusto due piatti di pasta. Poi Megan sta amando questi che le ho fatto scoprire io, le piacciono tantissimo e sono molto leggeri, ve li consiglio come snack. Io vabbè le prendo anche i Mikado, ovviamente se li divide per varie merende. Poi vabbè ho preso questi per Leone quando non ho la carne fresca, gli do questi qua, molto molto buono anche lui, 100% ananas, buonissimo. Un'altra cosa che vi straconsiglio sono loro, questi snack, la non patatina al sale marino, sono un multipack di 5 pezzi ed è ottimo quando avete voglia di qualcosa di salato ma che non abbia troppe calorie e che non faccia male. Non fritto eccetera eccetera, loro sono ottime, 65% di grassi in meno. Poi il frigo, e ho preso queste che a me non fanno impazzire, però ultimamente ho pochissimo tempo la mattina e ogni tanto potrebbero tornare utili secondo me, quindi questa merenda di teneroni che c'è il panino praticamente col prosciutto cotto e formaggio, niente di che, e il tè. Poi vabbè, qua ci sono le solite cose. Una cosa che invece vi volevo consigliare, è questa, però non questa nello specifico perché io della Coop la devo ancora provare. Vi posso dire quale ho provato ed è buonissima. Ho provato quella di Penny Market, è spettacolare. Che cos'è? La pasta rettangolare per la pizza, cioè voi la stendete, la fate riposare un po', poi la farcite, spettacolare. Quella di Penny Market, buonissima. Abbiamo provato quella di Buitoni, non mi è piaciuta tantissimo, cioè rispetto a quella di Penny è spettacolare. E ora volevo provare questa della coppa e vi dirò com'è. Se volete fare la pizza il sabato sera, andate di fretta, stendete questa, viene veramente veramente buona. Dopodiché ragazzi, ho preso le patate ma già me ne sono mangiata metà, non era pieno pieno, ma io mentre cucino mangio un po'. Qui c'è pasta e fagioli, e poi qui invece vabbè, qua sto cuocendo il pesce al leone e sotto c'è il suo brodo. Quindi stasera come carne diciamo mangerà appunto il pesce con il brodo di verdure. Per noi invece appunto c'è pasta e fagioli. Io non la mangio, vi dico la verità, perché l'ho già mangiata a pranzo. Poi di secondo ho preso mezzo pollo anche, e in più farò anche questo filetto di salmone. Quindi facciamo sia salmone che pollo per secondo, alterniamo un po'. E buon appetito! And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true.
Ed eccoci qua, ladies. Pollo con le patate. Il salmone l'ho fatto in friggitrice ad aria. La pasta e fagioli ormai quasi finita. E anche il semolino è quasi finito. Buongiorno, ladies. Allora, io sono all'editing di questo video. In realtà vi avevo girato tantissime altre immagini, ma il video, come potete vedere, è già quasi di 30 minuti. Quindi non mi sembra il caso continuare ad aggiungere cose, altrimenti diventa veramente un film. Vi ricordo che attivo il codice BLACK20 su filomenamore.com, il mio sito ve lo lascio qua sotto, per approfittare dello sconto del 20% su tutti i prodotti, borse, accessori, qualsiasi cosa voi vogliate. Potete approfittarne per fare anche i regali di Natale, risparmiare soldi e tempo. Vi lascio tutto qua sotto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un like, di iscrivervi qua sotto su Filomenamore. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao, ladies!